Guarda, io dico che la squadra sarà stata anche attrezzata, però noi abbiamo dimostrato sul campo che la partita la stavamo vincendo. Purtroppo, devo dire, forze esterne, perché penso che avete visto tutti il gol da come è nato, il gol della Feralpi, un calcio d'angolo inesistente. Cioè, poi oggi vedrò, stasera vedrò ancora meglio alla moviola un po' il tutto, e l'arbitro dovrà rispondere anche di atteggiamenti poco riguardosi nei confronti della nostra squadra, perché non a caso dopo il 2-1 che noi stavamo vincendo i cartellini gialli sono arrivati a Chiosa. Cioè, io dico, se anche avessimo superato questo turno eravamo decimati anche dalle ammonizioni. Se vogliamo vedere il bicchiere pieno, io lo vedo pieno. Per me oggi i ragazzi hanno dato l'anima e questo è molto importante, quello che gli avevo chiesto, perché di fronte a 10.000 persone, che ringrazio tutte a uno, perché la città ha risposto in maniera forte, in maniera presente, non c'è nulla da dire ai ragazzi perché hanno dato l'anima. È stata una stagione anche sfortunata per una serie di motivi. Avete visto anche Figliomeni che, insomma, cioè, purtroppo avevamo fatto tutte le sostituzioni per stare in campo. E racchiude, quello è l'emblema di una stagione nata, diciamo, sotto la malasorte dal punto di vista fortuna. Cioè, però questo non significa che non siamo, meritavamo sicuramente di passare il turno. Ripeto, sul 2-1 non so quanti cartellini gialli, forse voi l'avete contati, ma bastava una spallata e tirava con il cartellino giallo. Al portiere loro non ha mai, cioè che ha perso tempo dal primo minuto fino alla fine. Allora a questo punto devo dire, cioè, non so cosa pensare, cioè, non so cosa pensare, se un disegno già prestabilito, tutto questo ambaradane, e lo dico con grande amarezza, se tutte queste cose accadono perché ci sono dei disegni prestabiliti, il sottoscritto lascia, ma ve lo dico con grande serenità, perché giocare ad armi impari, lo sport è bello perché si deve giocare ad armi pari, ma se c'è dietro una situazione ben definita, che lo dicessero pure, insomma. Cioè io oggi ho visto per la prima volta, siccome la posta in palio era importante, per la prima volta ho visto un arbitraggio a senso unico. Cioè non ha mai, cioè io mi conoscete, non ho mai fatto questo tipo di interviste, ho rilasciato questo tipo di dichiarazioni, ma posso dire che noi durante l'anno siamo stati più volte martoriati. Io ho sempre gestito la cosa in maniera, diciamo, elegante. Mai fatte dichiarazioni fuori dalle righe. Sono entrato in campo chiedendo al direttore di campo che mi spiegasse i cartellini gialli e che spiegasse il calcio d'angolo, siccome l'avevamo visto da dietro, non ha avuto neanche il coraggio di dirmi venga che la vediamo, ma gliel'ho chiesto in maniera elegante perché voi mi conoscete, non sono un tipo che perdo le staffe facilmente, quindi l'osservatore è stato zitto, mi ha stretto le spalle, quindi è chiaro che di fronte a questa situazione cosa dobbiamo dirci? Cioè noi oggi per me la squadra ha meritato sul campo di superare il turno. Poi se ci sono forze occulte, se ci sono forze occulte che ce lo dicessero, perché come dice Cajada facciamo entrare la Beretti e così spendiamo meno soldi e prepariamo dei ragazzi che possono ambire poi a traguardi più grandi. Però di fronte a una società seria, di fronte a una società, noi chiediamo il rispetto verso questa società. E oggi, ripeto, dove la posta in palio era molto importante, questa equità io non l'ho vista, perché se mi tiri fuori un cartellino giallo per una spallata data a un calciatore, cioè, siamo veramente ridicoli. Cioè, e poi dall'altra parte fai perdere tanto di quel tempo, guarda caso quando loro avevano facilità a perdere, cioè il risultato gli andava a favore per perdere tempo, e al portiere De Lucia non ha mai tolto un cartellino giallo, o quantomeno che andava lì anche verbalmente a diffidarlo, no? Perché uno può essere pure, cioè non toglie il cartellino giallo, però va lì e gli dice guarda, questa è l'ultima volta perché la prossima volta gli devi il cartellino giallo. Non ha mai fatto questo, d'altronde ci sono le immagini che parlano. Cioè, io mi auguro che chi è ai piani alti guardi tutta la partita. Dopodiché vedremo se quest'arbitro sarà promosso, andrà in Serie B, resterà in Serie C o non arbitrerà più. Già da questa situazione, siccome non sono nato ieri, non sono un fesso, capirò molte cose.
Mister, no, comincerei così come ho cominciato anche col Presidente, insomma, facendo comunque i complimenti per l'annata, insomma, un'annata meravigliosa anche al di là delle più rose aspettative. Finisce male, c'è delusione, naturalmente c'è nervosismo, c'è un certo modo di vedere le cose. Mi dica il suo punto di vista, perché il Catanzaro esce da questi playoff? Io non è che sono amareggiato di più, perché lo sarei stato molto meno se nelle due partite rispetto all'avversario non avessimo seminato più meriti. Noi nelle due partite rispetto a loro abbiamo seminato decisamente molto più meriti in campo, poi non ci ha detto bene per un insieme di motivi, non è soltanto uno il motivo. Primo tempo abbiamo giocato una partita sempre con lo stesso atteggiamento, il vento contrario ci ha dato molto fastidio, facevamo fatica ad essere continui e loro venivano agevolati in queste continue palle lunghe verso Caracciolo che allungavano le traiettorie e che questo gli permetteva di guadagnare campo. Però poteva anche finire 0-0 e comunque abbiamo sempre cercato di mantenere l'iniziativa, poi loro hanno trovato un gol incredibile e sono passati in vantaggio. Però poi nel secondo tempo la partita è totalmente cambiata. Decisamente cambiata, perché abbiamo preso il sopravvento, l'abbiamo ribaltata con pieno merito e francamente la Feral Pisalò si è limitata ancora di più a giocare soltanto palloni nel vuoto, ad allontanare palloni, quindi rispetto a noi hanno seminato meno meriti. Siamo stati sfortunati anche nelle circostanze, perché sul 2-1 si è fatto male Figliomeni, quindi è rimasto in campo. Praticamente abbiamo giocato con l'uomo in meno e lì alla fine, negli ultimi 3-4 minuti, al di là degli errori dell'arbitro che sono stati tanti, apro una parentesi e la chiudo velocemente, io faccio calcio e cerco di basarmi sui valori etici e sportivi, però veramente lo dico, certe volte uno deve pensare male, amabile di Vicenza, ma deve pensare male, ma secondo voi sul 2-1 meritavamo di avere 4 giocatori ammoniti rispetto a quella che è stata l'inerzia della gara, rispetto al comportamento delle due squadre, rispetto al fatto del tempo che abbiamo perso noi sul 2-1, cose che loro hanno moltiplicato per 1000, eppure sono stati 4 ammoniti noi. Non abbiamo saputo gestire gli ultimi 3-4 minuti, perché dovevamo essere più intelligenti a partire da quella palla di Eklu, si tiene, per carità non voglio dare colpe al ragazzo, si tiene, si prende fallo, sei sulla bandiera nel calcio d'angolo, giocatori un po' più esperti fanno quello, è difficile per un allenatore in panchina andare a suggerire alcune cose, no? E poi nella situazione in cui è partito quest'angolo, che poi non discuto neanche se ci sia perché non ho il metro di giudizio e quindi non apro bocca, però certamente la direzione arbitrale è stata scadente, è stata strana, è stata molto strana durante la gara, interpretazione, non ci ha detto bene, purtroppo non ci ha detto bene, io personalmente ne esco, no, amareggiato di più, perché poi sento pure esultare, ne parlo per carità con tutto il rispetto, no? Cioè, ma cosa c'è da esultare? Gli abbiamo creato un milione di problemi nel secondo tempo, ne avevano di fisici, ma non era solo oggi, li hanno avuti anche in casa loro alla seconda partita degli ultimi 20 minuti, parlo così, poi è giusto che hanno ottenuto un risultato ed esultano pure, però a volte bisognerebbe anche avere un po' più di razionalità e di capacità di giudizio, cioè c'è poco da essere contenti rispetto a come si sono qualificati loro, perché dico, noi abbiamo seminato nelle due partite molti più meriti, poi l'arbitro eccetera, lo avete visto, tanto non serve parlare, l'abbiamo fatto tante volte ma non serve veramente, quindi in questo momento sono non amareggiato di più, sono strafelice per la presenza del pubblico, perché la gente ci ha sostenuto sempre, ci hanno anche applaudito alla fine perché hanno capito che la squadra ha dato tutto e l'abbiamo fatto sempre con ordine, con lucidità, cambiando anche assetto ma interpretandolo sempre bene. Ripartiamo da questo, ma di questo avremo modo e tempo per parlarne, però in questo momento un'amarezza che, perché poi non siamo usciti bene,
avremmo meritato di passare il turno, ma questo... Però le chiedo questo, no, mister, a proposito del festeggiamento, forse è anche dovuto al fatto che appunto si sono resi conto di aver battuto magari una squadra più forte, quindi da questo punto di vista ci può anche stare, però insomma questa è una battuta. Le chiedo però questo, probabilmente per tutti i motivi che ci siamo detti durante tutto il corso dell'anno, gli infortuni, insomma tante cose, anche l'irregolarità di questo campionato, il Catanzaro però non è arrivato il miglior Catanzaro in questi playoff, per tutta una serie di motivi, oggettivamente mi sembra di poterlo dire, insomma non dico niente di... Quindi sì, posso essere d'accordo, però è anche abbastanza normale, quando... Tu in una gara ad esempio come quella di oggi o come tante altre che abbiamo dovuto fare precedentemente sei costretta ad impiegare dei giocatori che hanno una condizione fisica parziale, perché si sono fermati, perché vengono da problematiche che gradualmente hanno risolto e che quindi hanno perso una condizione ottimale, quando all'interno di una squadra fatta di 10 o 11 giocatori compreso il portiere, 2-3 non sono sempre nei ritmi della gara. Questo condiziona, però nonostante questo che lei dice, che io accetto, ma il motivo è soltanto questo, non dipende né da un fatto fisico né da un fatto tattico, non dipende anche dal punto di vista fisico. Avete visto come abbiamo finito, erano totalmente sulle gambe, ma non solo oggi, anche l'ultima partita. Sì, vero quello che ha detto lei, ma i motivi sono soltanto nel recupero di alcuni. Ho dovuto togliere Canute perché rischiava di farsi male muscolarmente nuovamente e nel momento in cui abbiamo fatto i cambi e siamo passati in vantaggio si è fermato Figliomeni e quindi praticamente siamo rimasti con un uomo in più in mezzo al campo. Faccio chiedere questo, la gestione dei cambi a proposito di questo, perché questo anche si discute, è uno degli argomenti di discussione, insomma forse poteva essere un po' diversa. Ma no, perché Bianchimano si è fatto male subito e quindi quello è stato un cambio costretto. Il cambio di Giannone e di Signorini è perché mi serviva un sinistro naturale come Panbianchi, che è entrato molto bene, ha impattato molto bene la partita e che potesse gestire di più palla in un modo più naturale, cioè col proprio piede. E perché Nicoletti spingeva poco, quindi passando Statella da quella parte, allargando Canute con Giannone, in quel momento noi abbiamo giocato il tutto per tutto, giocando con quattro attaccanti, siamo passati in vantaggio. Il problema è che si è fermato Figliomeni e il primo cambio, quello di Bianchimano, è stato un obbligo. Dopo che siamo passati in vantaggio, il cambio di Ciccone e di Eklu è perché anche Fischinaller aveva un... No, perché serviva un saltatore, Eklu l'ho messo perché serviva un saltatore, serviva Figliomeni, si era fatto male, era un rischio che potesse marcare qualcuno. C'avevamo soltanto quattro marcatori più Maita e Derisio sugli angoli e sulle punizioni che chiudevano il corto, loro venivano in 5, in 6 a saltare e certamente non potevo mandare Vicinale o Rodussi a marcare, quindi in quel momento serviva un giocatore strutturato, più forte potenzialmente nel gioco aereo, ecco è il motivo dei cambi, ma non abbiamo pareggiato la partita per quello, non abbiamo pareggiato la partita perché la potevamo negli ultimi 3-4 minuti interpretare meglio con tanti giocatori, alcuni non sono neanche entrati bene nella gara e poi ripeto quell'episodio finale di Eklu in cui può tenere la palla come avrebbe fatto qualsiasi altro giocatore, un po' più di attenzione da parte di Giannone in quell'angolo che hanno giocato subito dietro, quindi la palla si va a scoppiare lì al 90esimo, al 92esimo, si va a scoppiare e poi non si perdono le marcature che poi dopo loro... Poi non ci ha detto ancora bene perché poi ci siamo ricatapultati in avanti anche in un modo a quel punto anche disordinato e si è andato a vedere, ha avuto un'occasione importante Panbianchi che per un millimetro non pizzica la palla e sarebbe andata in porta, invece la sfiora va a finire sul secondo palo e se la ritrova per una questione di centimetri, c'è Liento leggermente all'indietro, quelli sono gli episodi che a loro mala maledizione, a loro ha detto tutto bene, noi la nostra maledizione è aver avuto un arbitraggio oggi che... Mister, sono d'accordo sull'arbitraggio di oggi, anch'io mi accodo ai complimenti per la stagione, perché nell'anno zero il Catanzaro ha formato giocatori, tutti di proprietà,
quasi tutti di proprietà, quindi sicuramente è una stagione molto molto positiva, quindi complimenti. Però le chiedo se in queste due partite è mancato proprio la personalità, la voglia e anche la fame di questi giocatori, che l'esperienza, perché in due partite in 180 minuti a me è sembrato di vedere il vero Catanzaro un tempo, e anche oggi il primo tempo gesti tecnici molto semplici sbagliati, situazioni lette male, che sicuramente in una partita normale questi giocatori avrebbero letto di maniera diversa. Ma voi compreso il discorso che diceva su Eclou, sui cambi ha già risposto, che era l'obiezione che volevo permettermi di fare, però per il resto vorrei sapere se questo che dico è sbagliato. Ma... e poi se ci sarà un Auteri bis. L'ho detto, lo confermo anch'io, no? Nel primo tempo abbiamo fatto fatica un po' per le condizioni del vento ad alzare questo gioco, a essere, ma soprattutto perché avevamo il vento contrario, e comunque c'erano dei giocatori al primo impatto. Di nuovo Canotè, che ha fatto molto bene, e Bianchimano, che è nella gestione della staffetta con Dursi, perché anche Dursi è un giocatore che ha avuto dei problemi, anche Statella, voi non lo sapete, ma anche Statella ha avuto dei problemi, c'ha un problemino al ginocchio che appena si fermerà risolverà, ma che intanto durante le partite. Quindi è vero quello, ma non dipende da nessun altro motivo se non dal fatto che, la risposta che ho detto prima, ci sono 3-4 giocatori che non erano al massimo, che non sono al massimo, e noi abbiamo bisogno di essere tutti al massimo, perché all'interno del nostro gruppo ci sono pochi giocatori che sanno gestire le situazioni, che sanno usare l'esperienza, che sanno quando smorzare i ritmi e quando andare sulla figura e magari fare falli tattici. Noi giochiamo a calcio, da questo punto di vista dobbiamo crescere, è vero, però il motivo è soltanto quello, lo stesso motivo per cui dopo Potenza o dopo un po', dopo il mese di gennaio, che avevamo trovato un assetto con Canutè, Dursi e Fischinaller davanti, siamo sempre purtroppo stati costretti a cambiare. Perché è questo poi, quando un giocatore si ferma, non credetemi, perde qualcosina, ha necessità di tempo. Il rammarico lo sapete qual è, per quello sono molto amareggiato. Perché queste cose qua, noi che vi ho appena detto, di Dursi, di Canutè, eccetera, noi le avremmo risolte. Avremmo fatto, secondo me saremmo andati fino in fondo, perché avremmo ritrovato quello che lei ha detto, ma semplicemente perché 3-4 giocatori in questi 15 giorni sarebbero cresciuti. Passa la squadra che, secondo me, permettetemi di dirlo, che nelle due partite ha meritato meno, però il calcio veramente è fatto così. No, ma io ho un contratto, sto bene qui, questo non è il momento di parlare di queste cose, perché mi emoziono e perché non è stata una bella giornata, non è stata una sentenza giusta quella che è uscita oggi, e perché abbiamo dato tutto, e perché la gente ci ha sostenuto e siamo usciti dal campo anche, faccio un plauso ai tifosi, ma perché abbiamo dato in campo. Poi possiamo andare a discutere su piccole cose, sì, possiamo analizzare, ma tante mister, cose, delle cose che ho detto sono vere. Mister, vorrei proprio concludere io, nel senso che, senza parlare della partita, si è detto tutto, arbitro, calcio d'angolo inesistente, cartellini gialli a senso unico, si è detto tutto. Lei ha fatto una disamina anche, mio giudizio regolare, io le volevo solo chiedere, dico, lei ha un grosso impegno, perché lei non è l'uomo vincente, lei o vince in prima battuta, questo tabù non lo ha spattato, o vince in prima, prima battuta, oppure con il playoff è alleato dal Catanzaro, cioè, il Catanzaro sono con questi 8 volte che perde il playoff, Auteri non è riuscita ancora una volta a vincere con il playoff, quindi deve prendere l'impegno sin da questa sera che il prossimo anno lei deve risposto, vincere obbligatoriamente. Io ho un contratto, sto bene qui e ci sono tutte le condizioni per proseguire, perché non è rapporto, però
in questo momento di più non vi so dire, perché veramente sono molto amareggiato, perché è stata una sentenza non giusta. Io direi amareggiato e molto emozionato come non l'abbiamo mai visto. No, ma si vive di sentimenti, come no, certo che sì. Mister, un'ultima cosa, chiedo scusa per la voce, ma sinceramente uscire così fa male e dà pure parecchio fastidio. Lei dall'inizio dell'anno che dice bisogna leggere le situazioni in maniera diversa, soprattutto per alcuni giocatori giovani, quest'anno probabilmente è servito per molti giocatori che avevano poca esperienza. Le chiedo se ci sono tutte le basi, se questo gruppo rimarrà così per fare un grande anno l'anno prossimo, anche se era difficile parlarne, lo so. Adesso non è facile parlarne, ma di certo resta ancora più amareggiato, perché certamente abbiamo posto delle basi importanti, la crescita di tanti giocatori che tra l'altro sono giocatori anche giovani e che sono di nostra proprietà. Al momento opportuno ci sederemo, io da parte mia sono disponibile, ho un contratto e non è che l'ho preteso, ci siamo trovati così perché il percorso doveva essere così in 2 anni, ma questo non significa che passando oggi, noi ne sono certo, potevamo andare fino in fondo, perché poi la nostra espressione di gioco è significativa, è importante, certe volte veramente il calcio ti lascia veramente amareggiato, oltre che quello che poi semini in campo, anche alcune cose che continuo a dire, uno è costretto a pensare male, perché mi è sembrato dispiaciuto, amabile sul 2-1, quando totalmente all'improvviso ha cambiato tutta una serie di valutazioni che prima non aveva fatto. Ecco, quindi allora non si può non pensare male.